Mese di giugno all'insegna delle grandi intese per Acquedotto Pugliese. Dopo l'accordo sottoscritto con Acea viene stretta un'importante sinergia con Unidroa. Lo scopo è in questo caso quello di promuovere la ricerca e di progetti congiunti riguardanti gli aspetti di diritto privato relativi ai servizi idrici e delle acque reflue. Appuntamento nella sede barese di Via Cognetti. Ma gli obiettivi sono quelli di aiutare l'avvicinamento in realtà delle culture, e questo è l'argomento generale. Gli obiettivi intermedi sono di fare moltissimi progetti insieme perché questa cosa dell'avvicinamento sia concreta. Noi ci occupiamo di diritto, quindi quello di cui noi parliamo sono leggi, strumenti contrattuali, quindi questi sono i nostri progetti, ma l'idea è appunto quello di avvicinare le due sponde del mare per fare cose insieme. Nel dettaglio è inoltre prevista l'organizzazione di attività specifiche, corsi di formazione e seminari, lo scambio di informazioni generali su sviluppi giuridici e programmi generali volti a migliorare le condizioni di aziende e istituzioni in paesi in via di sviluppo. Sicuramente noi come ACP intendiamo allargare la nostra sfera di influenza con attività che andremo a fare in giro per il mondo. È chiaro che se andiamo in giro per il mondo dobbiamo avere un minimo di assistenza che ci garantisca di fare cose corrette e che poi che sul piano legale nei vari paesi abbiano la giusta legalità. Quindi con loro riusciamo a fare entrambe le cose, quindi avere la copertura che ci serve sul piano legale ovunque nel mondo, ecco perché abbiamo scelto Unidroa come referenti per poter fare una convenzione con loro e andare insieme in giro per il mondo.